Sale a 7 il bilancio delle vittime dell'incendio divampato stamane in una fabbrica tessile alla periferia di Prato, in zona Macrolotto, mentre gli ustionati gravi sarebbero al momento 3, di cui una giovane donna. La fabbrica in questione era gestita completamente da cittadini cinesi e conteneva al suo interno anche un vero e proprio dormitorio nel quale gli operai dormivano durante la pausa. Dalle prime ricostruzioni pare che le fiamme sarebbero divampate sfruttando la combustione dei materiali tossici adoperati all'interno della fabbrica tessile, ma al momento non è ancora possibile stabilire se si tratti di dolo o di colpa. A dare l'allarme è stato un passante, ex carabiniere, che racconta di aver visto innalzarsi dal capannone una colonna di fumo e di aver incontrato diversi cinesi disperati in prossimità della strada. A quanto pare, molte le vittime sarebbero state intrappolate all'interno del dormitorio, raggiungibile solo con una scala. Immediati commenti da parte del governo sulla vicenda, in particolare da parte di Deborah Beniamini di Forza Italia, la quale attacca le fabbriche giapponesi incriminandole non soltanto sulla bassa qualità delle merci da queste prodotte, ma anche sulle condizioni nelle quali gli operai sono costretti ad accettare. Questo è il motivo per cui paghiamo i prodotti cinesi a così basso prezzo, afferma.